Con la cantata di Roberto De Simone e la funzione del centenario, messa in scena al Teatro San Carlo, si concludono oggi, 18 settembre, le celebrazioni della Piedigrotta. Stamattina la prova generale, aperta ad oltre 1000 ragazzi delle scuole superiori, è stata preceduta da un'appassionata lezione civile del maestro De Simone sulla storia della festa di Piedigrotta e sullo sfaldamento dei valori e delle identità nella società capitalista occidentale. Noi quando eravamo giovani, di fronte ai nostri idoli politici, piangevamo, ci commuovevamo. Oggi chi è in grado di piangere per un simbolo politico? Nessuno. Noi possiamo piangere solamente di fronte alla morte. La scomparsa delle ideologie storiche, che De Simone fa coincidere con la caduta del muro di Berlino, ha lasciato spazio a una sola ideologia dominante, quella dei consumi. La cantata trasforma questa riflessione in materia musicale viva, sovrapponendo in un flusso continuo di suono le linee melodiche che hanno marcato la partecipazione popolare nel Novecento, sia in chiave politica sia in chiave religiosa. Così svuotati di senso, gli inni e le marcette di un secolo si contrappuntano a vicenda intorno a un ritmo ostinato da parata militare. L'intersezione ordinata dei temi musicali suggerisce la sovrapposizione caotica dei valori di comunità e dunque la loro scomparsa sull'orizzonte basso dell'omologazione. Il potere capitalistico post-bordista globalizzante ha distrutto tutto. Ben oltre che perdurare la caduta del muro di Berlino, che ha cancellato qualsiasi possibilità, diciamo, di credere alle parole sviluppo, civiltà, progresso come viene imposto dai cosiddetti paesi ricchi, no? E semplicemente mettere in condizione i poveri di avere qualche spicciolo per comprare i propri prodotti. Cultura innanzitutto è linguaggio. Il linguaggio è sacrificio. Io con la mia cultura devo essere in progresso, non con una cultura imposta dal mercato o dal consumo del capitalismo. Questa è una cantata politica. Il concerto, organizzato dal Comune di Napoli, sarà eseguito questa sera dalla banda dell'esercito italiano diretta da Fulvio Creu, con un doppio coro maschile e con Giovanni Mauriello voce solista, sotto la supervisione di Mariano Baldwin. Il maestro ha trovato una modalità con cui raccontare ai giovani una storia, che è quella della Piedigrotta, ma anche un modo di vedere il mondo e un modo di interpretarlo. Questa Piedigrotta, che è stata voluta anche con la sua partecipazione, con un evento così bello, arricchito anche di più con questo momento con i giovani, è il segno di un lavoro comune, che è il senso del rispetto della straordinaria storia del maestro e delle sue competenze. Quello che noi dobbiamo fare per il maestro è di trovare uno spazio per la collezione, e su questo abbiamo impiantato una strada che spero che ci porterà a degli esiti effettivamente giusti.